Ciao ragazzi, nelle scorse domeniche abbiamo visto Crementoni, Hasbro e Mattel. Oggi concludiamo questa serie vedendo Lego che, fondata nel 1932 da Hall Creek Christiansen, la produzione dei noti mattoncini, però ebbe inizio solo nel 1949. Il nome venne ideato nel 1934 dall'unione delle parole danesi let got, cioè gioca bene. Io direi che hanno saputo giocare bene le loro carte sul mercato globale. Quindi, se siete carichi, direi di partire subito, ma prima, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. E ora sigla. Non furono facili, infatti molte scatole vennero restituite dai negozianti per scarsa vendita. Fu solo nel 1958 che si ebbe un miglioramento nella qualità, ma nel 1960 un incendio colpì la fabbrica distruggendo gran parte del magazzino di giocattoli di legno. Tuttavia, 8 anni più tardi, nel 1968, fu creato il parco Legoland a Billund, con elaborati modellini di città in miniatura, interamente costruiti con i mattoncini Lego. L'impatto mediatico fu impressionante, con 625.000 visitatori. Lo so, sembra poco, ma ehi, erano gli anni 60. Disneyland era aperto solamente da una decina d'anni. Ma tornando a noi... Le vendite furono di 18 milioni di confezioni. Nel 1974 furono prodotte le prime figure umane, con braccia posizionabili all'interno della linea Lego Family, le più vendute in assoluto. Nel 1992 furono stabiliti 2 record, con un castello composto da 400.000 mattoncini ed una ferrovia lunga 54 metri. Tuttavia nel 2003 il bilancio venne chiuso con un deficit di 188 milioni di euro, costringendo nell'anno successivo a licenziare circa 1 migliaio di dipendenti per ridurre i costi. Ma nonostante questa mossa, però, ad ottobre 2004 si accusò un deficit maggiore, con Christiansen costretto alle dimissioni e a versare quasi 130 milioni di euro del suo patrimonio personale. Ma l'azienda si seppe risollevare mettendosi in piedi pezzo, anzi mattoncino dopo mattoncino. Ad oggi, infatti, i dati mostrano che nei primi 6 mesi del 2021 si ebbe un aumento delle vendite del 36%, con un utile netto del 140% e un 46% sul fatturato, cioè 5 miliardi e 800 milioni di euro grazie anche a un investimento di 400 milioni di dollari in 3 anni lanciato nel 2020. Ancora più meglio andò il 2022 con il fatturato atteso a 8 miliardi e 680 milioni di euro, il 17% in più rispetto al 2021, e arrivando ad aprire 904 negozi a livello globale, a cui ha fatto seguito una crescita del fatturato nell'anno odierno. Inoltre, grazie all'acquisizione tramite Kirkby, detentrice del 75% del marchio, nel 2019 ha acquistato la Merli Entertainments, proprietaria tra le altre cose del parco divertimenti Gardaland, dove è stato inaugurato il primo Legoland Water Park europeo. Io sono sicuro che non smetteranno così facilmente di espandere mattoncino dopo mattoncino il loro impero. Con giochi sempre innovativi e all'avanguardia, da affascinare grandi piccini, che si cimentano nelle loro arti creative, grazie ad essi, realizzando migliaia di nuove costruzioni di edifici, veicoli o altro. Che dire se non che questa serie è dedicata alle più grandi aziende di giocattoli, dove abbiamo visto Crementoni, Hasbro e Mattel, termina qui. E noi ci vediamo domani con un gran finale, con il video dedicato al mondo del giocattolo e dei videogiochi. Intanto io vi auguro una buona vigilia di Natale. Ciao!